durante la notte la mia solita colica. E come vengo? Luigino mio, non mi posso muovere. Lorella, io mando Lorella a Napoli solo. Tere, quante gocce ne hai messe? Quante ne prendete? E quante ne piglio? Non mi ricordo. Mi pare che abbiamo diminuite, vero, no? Quelle che ho messe. Insomma, non posso sapere quante gocce ho pigliato qua dentro. Io non mi ricordo, quelle sono scese. Arrivederci, Teresa! Fatto buono, figlia mia! E San Clemente mi accompagna! Signora, sta cosa non mi persuade. Sì, hai ragione. Fatto molto male a farla partire sola. No, ma che partire? Io parlavo del matrimonio che state combinando per Lorella. E tu che ne sai? Lo so, perché rassettando la vostra stanza ho visto il ritratto dello sposo. Brava, adesso ti metti pure a spiare, è vero, a frugare. Oh, che frugare? Sì, a Lorella l'ho vista nascere. Sì, vabbè, ma insomma, che te ne pare di questo giovane? Che ne dici tu proprio? La verità. Sinceramente. È brutto, signore, è brutto assai. È brutto assai? Che c'entra, è brutto assai? Il marito non deve essere bello. La bellezza di un uomo è la forza. È proprio per la forza che Saccio l'ho trovato un poco patita, un poco debolce. Stai dicendo? Io parlo di forza morale. Ma sta zitto, è un bravo medico, un giovane serio. Mm. E per me è proprio il marito adatto per mia figlia e la farà felice. È capace che non lo piace. E che ti piace? Ti piace a me? Sì, ma è quella che se lo deve sposare. Con questo, l'amore verrà dopo. Gira dalla testa, modica una bella preghiera a San Clemente, protettore dei viaggiatori. No, è l'ora del rosario. Diciamoci due posti di rosario, va. E diciamoci rosario. Ecco, intonate. Deus in abitatorium aumenta. Dammi la vestina, né prima stato la seconda mano. Ma come te lo devo dire che non ho nulla? Lorella? Una mano sfagellata, 4 punti in testa e 5 già dall'ospedale, non ha nulla. Nella mano c'è un graffio, i punti in testa non si vedono nemmeno. I 5 già dall'ospedale. L'ospedale delibito da abilità. Sono stati in osservazione perché si temeva la commozione cerebrale, che poi non c'è stata. E la nostra commozione alla notizia non è stata cerebrale. Ma tu non sai cosa abbiamo pianto io e Maddalena. Lo so che mi volete bene. È perciò che mi devi dire quello che ha deciso mamma. Eppure mamma tua ti vuol bene. Per questo è passata sopra a tante cose. A quali cose, Tere? E come? Un giovanotto che scarrozza così la figlia per tutta Napoli sulla motocicletta e che all'ultimo la manda a figlia all'ospedale con la caparutta. Per me merita la pena di morte. E invece? Lo sai dove sta mamma tua in questo momento? No. A Napoli. È partita stamattina prestissimo. È andata a prendere informazioni lei medesima personalmente. Informazioni di Michele? Sì. Allora, questo vuol dire che... Vuol dire che se le cose stanno come ne ha detto Luigi, se è vero che la famiglia di Michela sono tutti industriali, commercianti... Come non è vero? Tere, a zio Luigi non gliel'ho detto io, perché a me l'ha detto Michela! Ah. Oh, Teresa! Io ho portato della frutta, stata digiuno da ieri. Ecco qua la frutta col commento. Ci poteva mancare il commentino suo. Non è che poteva portarmi la frutta senza aggiungere niente. Sarebbe stato troppo pretendere da una chiacchierona con Matteo. Prima rossa e dopo blu, prima rossa e dopo blu. Il treno lungo che percorre la città, arrivata alla stazione, si pulisce e se ne va. Ci vuole il tuo coraggio venire qua, dopo tutto il male che hai fatto a tua cugina. Ma che male, zia Mati, se tu vedessi Lorella com'è felice. Buongiorno, signora. Buongiorno. E allora se è felice che va cercando? Va cercando te, sua madre, specialmente adesso che aspetta un bambino. Lo sai, te l'ha scritto. Io le sue lettere non le leggo, le straccio. E io le incollo. Tere, vattene. Subito. Andiamo, salvato, bello di nonna. Qui non possiamo stare. Ostacoliamo la circolazione.